per il secolo di vita della scuola elementare Pietro Cocconi. L'eterna primavera. La compissa sent'anni e amper gnan vera. Guardela ben, le lì compagne il prima. Un bel cortil, il pianti, e in elta, in cima, un ciel carrida sempre il primavera. Saghei scoler al temp al neva pu, al se ferma pri classi e corridor, e smetta a zugatler in mesa lor. Na scola l'eterna gioventù, le na violetta un po' tra fiore smensa, clagò da un mon a rimerer chi passa, l'esana donna cal vol rester ragassa, la scola, na campana d'innocenza. Luigi Vicini. Fare una scuola nei borghi, fare una scuola in oltretorrente, è il segno di una politica che si pone in modo molto diverso rispetto a come si è posta la politica prima di Mariotti, cioè le classi dirigenti conservatrici che hanno retto la città dall'unità d'Italia fino a Mariotti, perché quelle erano, quindi era una classe politica che considerava i poveracci dell'oltretorrente come un fardello sociale. L'idea di fare una scuola in oltretorrente, di fare quella scuola, la scuola Cocconi, ovviamente rientra in un progetto di modernizzazione della città, un ampio progetto di modernizzazione della città che Mariotti porta avanti. Mariotti diventa sindaco nel 1889 e poi lo è per molti anni a fasi alterne con dei buchi, ma lo è per molti anni. E in questi anni lui cambia il volto della città, fa tante cose, modernizza la città, ma anche perché sono gli anni di modernizzazione in tutta Europa, non solo qui a Parma. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento abbiamo alle spalle una seconda rivoluzione industriale che chiaramente sta cambiando il volto di tutte le città in Italia e in Europa. Allora, nell'archivio del Comune tu vedi che ci sono tutti i progetti della scuola Cocconi, come nasce, come viene finanziata, in parte viene finanziata con il prestito comunale del 450%, cioè qui la gente, la città che ha soldi, presta i soldi al comune a un tasso del 4,50 in modo da avere i fondi per costruire la scuola. Nell'Ottocento le scuole erano tutti edifici riattati o ex caserme o come maggior parte conventi, per cui non erano edifici pensati per fare attività didattica, ma erano locali dei contenitori dove ci mettevi i bambini a fare la scuola. La Cocconi è la prima scuola progettata come edificio scolastico. Infatti si notano due cose. Finestroni enormi, perché doveva esserci la luce. Poi pensare che allora le classi erano molto più numerose rispetto a quelle di oggi. Erano delle classi enormi. Ti accorgi che il volume dell'aula, cioè sono dei soffitti a 4 metri, perché il volume dell'aula, essendoci molti bambini, non doveva esserci un volume proporzionato al numero dei bambini che c'erano dentro, la luce, l'aria, il ricambio dell'aria. Oggi non esistono più storfinette, mi ricordo che se tu vai a vedere c'è una struttura ovale, oggi murata. Ai miei tempi, quando andavo a scuola io, a metà degli anni 50, c'era questa grata di metallo coi fori che serviva per assicurare il ricambio dell'aria. Mariotti è figlio di una cultura igienista, che considerava il sole e l'aria qualcosa di salutare. La Cocconi corrisponde a questo tipo di cultura, per questo ci abbiamo il cortile interno, per questo abbiamo la struttura corridoi, perché l'aria deve circolare. Gli ambienti, le stanze sono ampie, sono belle illuminate, sono soleggiate, appunto perché quella scuola doveva corrispondere a questi criteri di salubrità, appunto, che questa cultura igienista considerava fondamentali per un ambiente sano. Il
In quartieri come l'Oltretorrente l'alfabetizzazione delle persone era naturalmente molto bassa, nonostante già con il nuovo regno, insomma con l'Unità d'Italia, ci fossero state due leggi che prevedevano l'obbligo scolastico, cioè la legge Casati del 1859 e la legge Coppino del 1877, ecco, nonostante queste leggi prevedessero almeno 3 anni di scuola elementare, in Oltretorrente le persone che frequentavano le aule scolastiche erano pochissime, era scarso il numero dei bambini, ma soprattutto era scarso il numero delle bambine, naturalmente, che andavano a scuola, anche perché in quartieri come questo l'infanzia finiva presto. A 8 anni i bambini erano garzoni in qualche bottega, da qualche artigiano, in qualche osteria, erano operai. Le bambine diventavano mamme molto presto, quindi appena diventate ragazzine, quindi a 13, 14, 15, 16 anni la maternità era una dimensione che molte donne si trovavano a dover affrontare. Quindi insomma lo spazio dedicato alla scuola era uno spazio, una parentesi molto piccola nella vita delle persone. E anche per questo che anche coloro che rispettavano l'obbligo scolastico, che magari andavano a scuola un anno o due, nel giro di pochissimo tempo si ritrovavano di nuovo analfabeti, perché appunto l'analfabetismo di ritorno era sostanzialmente una condizione quasi endemica, insomma, quindi l'Oltretorrente era un quartiere dove l'analfabetismo era molto diffuso. Il fatto che la scuola venga intitolata a Pietro Cocconi, secondo me dice anche questo, perché Pietro Cocconi è figlio di un calzolaio in Oltretorrente, che si laurea in medicina, quindi che non solo fa i 3 anni di obbligo scolastico, ma arriva a laurearsi. Poi vabbè, nel 52 è costretto a scappare a Torino perché per le sue idee liberali, per le sue idee patriottiche, quindi deve scappare e ritorna dopo l'Unità d'Italia e diventa addirittura deputato. Quindi insomma, poi Pietro Cocconi era amico di Mariotti, era un suo sodale, al suo funerale è Mariotti che tiene il discorso funebre, quindi era vicino a Mariotti. E però chi meglio di lui poteva rappresentare appunto questa idea dell'istruzione come un mezzo per l'elevazione sociale? Scuola, cioè, ovviamente si doveva andare a scuola, quindi non era sto gran, come dire, ma credo che questo accomuni credo tutte le stagioni. Cioè, si deve ritornare a scuola, punto. Avevamo l'ora di uscire da scuola, andare a casa e andare a giocare. Si ritornava a scuola, nella stragrande maggioranza, senza aver studiato, c'era così, noi volevamo solo giocare. La scuola era una forzatura per noi, no? Noi dalla scuola si stava male, a me veniva mal di pancia. Però c'era una sorta di terrore reverenziale nei confronti della maestra, che quindi io ho questo ricordo terribile, il primo giorno di scuola della prima elementare, ricordo ancora i miei scarponcini come ballavano dal tremore sull'aggancio per i piedi, e ricordo anche che la maestra mi ha mandato fuori dalla porta, perché primo giorno di scuola, appunto prima elementare, pianti e tutto quanto. E ricordo che mentre si faceva le aste, o non mi ricordo bene cosa, io ero a testa china, stavo facendo queste cose, sentivo piangere una bambina e ho detto: maestra, una bambina piange. È stato il delirio, perché non ho detto signora maestra, e quindi mi ha cacciato fuori dalla porta. Ho questo ricordo, da lì ovviamente il terrore, corso sul filo fino alla quinta elementare. Si tratta, a parte che se la maestra si lamenta che hai fatto un coglione, da casa prendevi una dose che non te la risparmiava nessuno, perché la famiglia interveniva in maniera molto, molto pesante se tu non avevi rispetto dell'istituzione, hai capito? Ma tu devi dare degli strumenti critici nella scuola. Era una maestra molto strana, nel senso che ti portava, era in grado, appunto come in questo caso, no? Ti porta alle stalle, ma aveva delle robe che ti portava alle stelle, cioè quando eri brava, lei costruiva dei famosi 10 ricamati, che erano una roba incredibile, dove lei disegnava questi 10, dove attaccava la porporina,
te lo attaccava con la spilla passante sul grembiule e ti mandava dal direttore per i complimenti, per queste cose qua. Io ero un bambino molto malato, cioè, tutti gli inverni influenza, bronchite, polmonite, proprio era una roba, le volte tre per un inverno. Il mio maestro veniva a portarmi a casa i compiti. C'era un maestro di fianco che era terribile, che alla mattina, quando andavano in classe, gli faceva cavare le scarpe, le calze per controllare se si erano lavati i piedi. Ed era l'unica maestra che pretendeva non il grembiule nero, ma il grembiule bianco per le sue alunne. La nostra era una classe di femminile, non c'erano ancora le classi miste, anche se devo dire che così era, non è che ci siamo mai, credo, poste il problema del perché non c'era la classe con anche i maschi. C'era il ragazzo che stava bene, lo vedevi vestito in un modo, e gli altri un po' meno. Lo si vedeva dal grembiule che avevamo, un grembiule nero, diciamo quelli che stavano bene economicamente avevano il fiocchettino azzurro e gli altri non ce l'avevano, insomma, non ce l'avevano, tutto lì. Forse noi vedevamo questa differenza. Mentre io dovevo avere il grembiule bianco col fiocco lilla. Ed era un fiocco che non era rosa, cioè se il fiocco arrivava a scuola rosa, la maestra si arrabbiava. Erano anche per salvare quello che c'era sotto, cioè per non sporcare i vestiti, perché non è che ce n'erano tanti, cioè ce li passavamo da sorella a sorella o da cugini, quindi era per un preservare, per non distruggere, per non rovinare, quindi... Nei miei tempi le scarpe c'erano quei cinghietti, adesso li girate sempre con delle robe di plastica, nei miei tempi c'erano quelle famosi sandali col cinghietto che si compravano di tre numeri abbondanti e poi ci mettevano il cotone davanti. Divertente era che quando finalmente ti andavano bene, non dovevano inciampare da tutte, perché sembrava di essere Pippo, perché due o tre numeri inciampavi sempre da tutte le parti, quando ti andavano bene, cosa succedeva? Che improvvisamente diventavano corte. Lo andavi dal calzolaio, ti tagliavano davanti, c'erano fuori le dita ai piedi. Se ti dimenticavi di andare fuori le dita, il primo calcio che tirava il pallone al sasso, erano guai. Perché se andavo a scuola, ai miei tempi anche un po' per mangiare. Se andavo a scuola, perché c'era, allora la si chiamava la refezione. Adesso le scuole hanno la mensa, no? Allora si andava a scuola anche un po' per quello, perché andavano a scuola, si studiava, per mangiare. Sì, io andavo con due cucchiai e due fondenti. A scuola, attraverso la refezione scolastica, danno latte a tutti, cioè passava il bidello classe per classe, c'era cioè l'elenco dei nomi di quelli che bisogna garantire una certa quantità di calcio tutti i giorni, e via a prendere prima durante la recreazione a bere il bicchiere. Un quantitativo di latte che gli permetteva di assumere quella quantità di calcio che serviva. Cioè, per cui c'era un'attenzione, diciamo, alle generazioni future. Quando io ero giovane, insieme a tutti i miei coetanei, chiaramente, avevo delle garanzie. Ero sicuro, certo che avrei trovato un posto di lavoro. Poi ho fatto l'insegnante, ma questo avrei fatto un altro lavoro. Con la garanzia che avrei potuto lavorare, e avrei lavorato, che avrei potuto crescere i miei figli che sarebbero andati all'asilo, che avrei avuto sicuramente una dimora che avrebbe rappresentato un altro margine, un cespite ulteriore di sicurezza sociale e non nella mia vita. Allora, un giovane oggi come fa ad avere lo stesso spirito che animava me e tutti i miei coetanei di un tempo? E se tu metti una persona nella condizione di non riporre la propria speranza in un futuro che ti garantisca il minimo, insomma, di cose, uso questo termine improprio, ma che ti facciano sentire vero, inserito nel tessuto sociale, a livello produttivo, a livello diretto. Questo diventa uno sconforto, un'amarezza poi, e quindi un rifiuto che può portare, oltre che al risentimento, al livore nei confronti di chi li ha messi in queste condizioni.
Buongiorno signora Tarantola, mi chiamo Mario e ho 10 anni. Vorrei uno spazio di notizie belle ma vere su Rai 2. Comincia così la nostra storia che ci ha portato fino a Parma, alla scuola primaria Cocconi. È stata un'iniziativa del bambino, però va detto che noi abbiamo sempre lavorato durante il corso dell'anno su degli articoli di giornale e anche su un quotidiano che io ho letto in classe una volta alla settimana, lo leggevo il martedì, quindi a monte c'è già una sensibilità, una preparazione, un lavoro. Di fronte a questa cosa, questo bambino ha ritenuto di chiedere alla presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, che fosse realizzata dal TG2 una trasmissione di fatti piacevoli, veri e belli. Ti aspettavi che la televisione arrivasse qui? Non tanto. Però ci speravi? Sì. Mario sa bene che spazio vorrebbe in televisione, ma non solo lui, tutta la classe ha tante idee in proposito. Si è arrivata ad una trasmissione che si chiama Tutto il bello che c'è ed è una trasmissione televisiva che c'è ancora adesso. In fondo questa trasmissione, diciamo, è nata anche grazie a questo bambino che ha avuto lo spirito, ha avuto la voglia di mettersi in discussione, ma anche di chiedere qualcosa che a lui interessava, insomma. Io ho chiesto a questo bambino, ma come mai ti è venuta questa idea? E lui mi ha risposto, tante volte si vedono tante cose brutte al telegiornale e io volevo vedere delle cose belle. In fondo è una risposta perfettamente in sintonia, diciamo, con l'età di questo bambino, insomma. Ed è stata una bella esperienza, non solo per lui, ma anche per tutte noi, insomma. Potrebbero fare programmi anche adatti ai bambini di tecnologia, natura, per le città, la musica, il teatro e lo sport. Un TG speciale perché i bambini così possono esprimere le proprie opinioni sui fatti che gli interessano. Notizie riguardo ai bambini, alle scuole. I bambini amano sentire le notizie belle e sarebbe un modo per avvicinarli al mondo dei grandi senza però annoiarli. Le belle notizie tipo la scuola, i giochi, le avventure. Un TG dei bambini mi piacerebbe molto perché così gli adulti possono scoprire il mondo dei bambini. E questi TG anche per raccontare delle cose come i salvataggi di animali quasi estinti. Ma anche con parole semplici. TG con storie di bambini provenienti da altri paesi, per esempio come io. Un'idea anche di apertura verso il mondo, quindi anche della valorizzazione delle differenze, qualunque siano queste differenze. Una specie, diciamo, di laboratorio, diciamo così, un laboratorio in cui entrano tutti e ognuno porta qualcosa. Questo, quello che portano è la loro esperienza, la loro vita, il loro vissuto. Questo vale per tutti i bambini che frequentano la nostra scuola e anche le altre scuole della nostra città. Portano chi sono, la loro esperienza, la loro famiglia. La scuola deve essere anche un supporto per le famiglie che attualmente vivono anche momenti difficili, diciamo, in generale, alcune famiglie in particolare. Poi anche la collaborazione con le varie associazioni del territorio e del quartiere in particolare. Con alcune che si occupano di arte, teatro e al nostro interno invece abbiamo una responsabile di musica che ha iniziato a portare avanti progetti che riguardano sia dopo la scuola la musica come strumento o come canto corale, ma anche sono nate da 4 anni, 4 classi, anche questa materia che aiuta moltissimo i bambini nella socializzazione, tutti i bambini, indipendentemente dal fatto che siano stranieri o no. Però sono tutte cose che aiutano anche, diciamo, a tirar fuori delle capacità che magari i bambini hanno e che magari non conoscono, e che magari al di fuori è difficile riuscire a coltivare, insomma. A volte i nostri bambini magari tendono più a fare sport, e dall'anno scorso abbiamo iniziato un progetto
con degli attori di un teatro qui della nostra città, perché è importante anche riuscire a riconoscere quelle che sono le emozioni dei bambini in modo che essi stessi poi le possano affrontare, e riconoscendole poi magari non averne nemmeno più paura o comunque dare un nome. Io ritengo che i bambini non siano cambiati moltissimo. Non sono cambiati molto perché i bambini amano stare bene, amano imparare in modo divertente, fare delle esperienze gratificanti, e i bambini soprattutto vogliono essere capiti e accolti. Quindi in questo senso i bambini non sono cambiati. È cambiato sicuramente tutto il contesto, le famiglie, i mezzi di informazione, gli stimoli a cui sono sottoposti i bambini, e questo è davvero cambiato molto. Mi permetti una battuta? Quando abbiamo fatto i 100 anni della scuola, i 100 anni che hanno fatto, c'era con me la Lucia Mora, che era stata consigliere comunale, assessore alla cultura. E a un certo punto gli scappò dentro una battuta. Io e lui abbiamo studiato nella stessa scuola. Io feci una battutaccia e dissi sì, però in epoche diverse, però siamo tutti e due dei cocconiani. Si chiamavano i cocconi.